lo dice la stragrande maggioranza degli italiani. Questa manovra non è equa e fa poco per la crescita. Tutto questo in assenza di concertazione con le parti sociali, un punto sul quale è necessario riflettere e noi proviamo a farlo in questa puntata di Camera con Intervista. I taxi frenano, le farmacie non accettano medicine amare. Le liberalizzazioni, fattore tanto sbandierato per la crescita, restano al palo. Ma se le corporazioni hanno acqua in cui nuotare, è anche perché la vasca del confronto sociale è stata prosciugata. La classe politica, sostanzialmente commissariata, ha provato a commissariare anche il sociale. Qualcuno ha affermato l'idea della fine della concertazione sul modello degli anni 90, per fare spazio alla consultazione dei sindacati sulle materie di loro competenza. Sentiamo allora cosa ne pensa il deputato del PDL Guido Crosetto, coscienza critica del suo partito. Io penso che la concertazione non sia uno strumento finito. Penso che vada circoscritto, cioè io non posso audire Confindustria sull'universo mondo, non posso audire i sindacati sull'universo mondo, ma che ogni sindacato, che sia dei lavoratori, che sia degli imprenditori, possa rappresentare tematiche specifiche che riguardano i suoi rappresentati. Io non ho mai amato Confindustria che pontifica sulla politica economica, in generale del governo, parlando di problemi che non riguardano gli imprenditori, e allo stesso modo ho trovato eccessive che i sindacati molte volte parlassero di politica economica. Le materie sono quelle del lavoro, sono quelle delle persone che lavorano, sono quelle dei loro rappresentati, in parte anche dei pensionati, perché ormai i sindacati rappresentano anche molti pensionati, attraverso i centri di assistenza fiscale soprattutto. Per cui su questi temi io penso che il mantenimento della coesione sociale, cioè il patto che esiste tra cittadini e Stato, vada in qualche modo rappresentato anche con incontri con chi rappresenta o ha la delega ad alcuni cittadini. C'è un ruolo, questo ruolo secondo me è stato come una fisarmonica dilatato o compresso negli ultimi 20 anni, va ripristinato un ruolo reale, perché non amo neanche un governo che decide, ascolta e ha già deciso prima di ascoltare le persone, non mi andava quando lo facevamo noi, e sono uno di quelli che col Ministro dell'Economia questo tema l'ha posto più volte quando faceva parte del governo, non mi va quando c'è qualcun altro. Quindi, però in questo paese bisogna passare da liturgie che ormai sono annoiate, noiose, non portano risultati, a decidere come bisogna muoversi su temi importanti. E adesso microfono a Pierpaolo Baretta, deputato del PD, uno dei due relatori della manovra nelle commissioni Finanze e Bilancio della Camera. Ma l'approccio, diciamo, culturale del presidente Monti su questa materia è noto da tempo, anche in tempi non sospetti, quando era commissario europeo, oppure nelle varie occasioni convegnistiche. Lui ha sempre teorizzato una visione di separazione abbastanza netta delle materie. L'altra sera, nell'audizione alla Camera, diciamo che l'ha ripetuto quando lui ha detto: beh, insomma, non c'è dubbio che sul mercato del lavoro discuterò con le parti sociali, mentre invece su pensioni e fisco discuto col Parlamento. A me pare una divisione sbagliata, perché la costruzione del consenso in una società complessa è proprio il risultato della capacità di mettere insieme le diverse sensibilità. Certo, sarebbe sbagliato l'eccesso opposto, cioè che si pensasse che c'è come dire, una competenza prioritaria delle parti sociali sulla politica e sul Parlamento. Io credo che il concetto di concertazione è, poi si può aggiornare il termine perché ormai è logorato, ma è quello di dire: viviamo in una società nella quale la democrazia è fatta da tanti istanze, da tanti poteri. Voglio dire, in questa manovra si è visto cosa sono i poteri forti sulle liberalizzazioni, no? Beh, allora a maggior ragione c'è necessario che non ci siano solo le dimensioni occulte, no? Ma le dimensioni trasparenti, che sono quelle rappresentate dalle istanze riconosciute, i rappresentanti delle imprese, i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti del popolo, no? Tutti concorrono alla costruzione di un'unica visione. Credo che sia un punto sul quale bisognerà insistere col presidente Monti. Ma più che da Palazzo Chigi, lo stop alla concertazione sembra essere arrivato dalle sedi dei partiti, dove già si lavora ad elezioni anticipate. La parola ancora a Baretta.
Da parte del Partito Democratico assolutamente no, per una ragione di carattere, diciamo, impostativo e teorico, ma se vogliamo anche per una ragione molto pratica. Se voi andate a leggervi il testo della legge sulle pensioni, lo dico a fronte della mia personale esperienza, è del tutto evidente che manca un negoziato col sindacato, perché ci sono materie sulle quali è assolutamente impensabile che il Parlamento discuta nel dettaglio, come invece è doveroso, e dettaglio per modo di dire, che quando tu sposti una norma, e quindi io penso che il testo che arriva al Parlamento su questioni di questo tipo sarebbe ben utile che fosse stato verificato, discusso e in alcuni casi anche costruito con le parti sociali. Resta il fatto, come abbiamo sentito, che le pensioni, ma anche il fisco, sono materie considerate dal governo non di competenza delle parti sociali. Una scelta che ha una logica? La risposta di Crosetto è articolata. Penso sia paradossale che sia rimasta fuori dalla concertazione soprattutto la parte pensioni. Cioè, sulla parte fisco io non ritengo bisogna sia da concertare con i sindacati. Quella è una parte dello Stato. Una parte che ha a che fare purtroppo col destino e con la vita di ognuno di noi, ma sostanzialmente in cui lo Stato risponde alla tenuta dei conti pubblici. Quando parlo invece di pensioni, che è una fase precedente, perché prima decido cosa fare sulle pensioni, poi decido la politica fiscale, sulle pensioni invece devo parlare chiaramente con chi rappresenta e può rappresentarmi le istanze, cioè i problemi reali. Quando il governo si presenta con la pensione minima di 500 euro che non viene adeguata per 2 anni, cioè, dice una stupidaggine inaccettabile, per carità, corretta, poi corretta a 1000, poi corretta a 1400. Per l'immediato futuro, cioè dopo le festività natalizie, il governo pensa di ripristinare la concertazione sulla riforma del mercato del lavoro. L'inizio, per la verità, non è dei più promettenti, con la volontà annunciata dal ministro Elsa Fornero di mettere mano come prima cosa all'articolo 18. Ma in vista di probabili future manovre, chi sarà in grado di garantire la coesione sociale se non ci sarà vera e piena concertazione? L'UDC è convinta che il filo del dialogo sarà riannodato, anche se ha considerato sostanzialmente normale una sospensione del metodo. Anche il PD si dice favorevole, ma al tempo stesso, almeno in questa fase, sembra diffidarne, forse perché teme riflessi negativi sul partito che sta ripensando la propria strategia. Nella gran parte del PDL la concertazione è stata sempre vista come un freno alla rapidità di decisioni, che peraltro non è stata certo la caratteristica degli anni del governo Berlusconi. E allora rilanciamo la domanda al deputato del PDL Guido Crosetto. In assenza di concertazione, chi sarà in grado di garantire la coesione sociale? Forse riusciremo a far funzionare la Costituzione, perché in teoria spetta al Parlamento. Cioè, in teoria il governo ha un compito tecnico e il compito di mediazione suprema in una democrazia spetta a quelli che dovrebbero essere, sono a tutti gli effetti, al di là del sistema elettorale che può non piacerci, i rappresentanti del popolo. Il bello del Parlamento, ed è la cosa che la demagogia degli ultimi mesi non consente, è che qua non devono esserci professori universitari o imprenditori o avvocati e coprire 630 posti. Qua dentro deve esserci l'imprenditore che porta la sua esperienza, la pensionata che porta la sua, l'ex operaio, cioè ci deve essere rappresentata tutta l'Italia. Probabilmente il rapporto, che può essere solo parziale, tra governo e sindacati deve diventare molto più forte tra il Parlamento e i sindacati o le parti sociali in generale. Invece negli ultimi anni il Parlamento è sempre stato un luogo dove passare così per caso, per andare a lasciare una relazione. Serve quindi ripristinare il ruolo che questa Camera e il Senato hanno perso negli anni, in cui diventavano solo il posto dove votare le cose che decideva il governo, e allora probabilmente riusciremo a costruire un meccanismo di rappresentanza degli interessi dei cittadini dell'altro e di mediazione tra questi e le attese del governo. Alla fine la sensazione forte è che nella partita concertazione si confonda, qualcuno voglia confondere, l'esercizio dell'autonomia sindacale e della partecipazione responsabile con l'esercizio del veto ideologico. Ma la verità, e da almeno 20 anni i fatti lo dimostrano, è che con la concertazione le soluzioni di equità si trovano. Senza concertazione l'Italia va in un corto circuito sociale dalle conseguenze imprevedibili. Bene, il nostro spazio si chiude
qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata di Camera con Intervista.